Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee stanno per arrivare su Nintendo Switch. Questo venerdì 16 novembre, infatti, torneremo ad esplorare la regione di Kanto, e questa volta in una maniera mai fatta prima. Il cammino per la storica regione, patria di personaggi importanti come il Professor Oak, Rosso, Blu ed anche i primi 8 capi palestra che abbiamo conosciuto, questa volta avverrà insieme ad uno speciale Pikachu oppure Eevee, Pokémon dai quali prendono nome proprio le due versioni di gioco. Come al solito, all'inizio del gioco sarete un allenatore o un'allenatrice alle prime armi, ma durante il vostro viaggio, per affinare le vostre capacità e tutto il potenziale dei Pokémon che portate con voi, incontrerete, catturerete e allenerete molti mostriciattoli tascabili, aiutando anche i personaggi più disparati e sventando i perfidi piani di chi vuole sfruttare i Pokémon per i propri scopi malvagi, il Team Rocket. Per riuscirci, tuttavia, avrete bisogno dell'aiuto del vostro compagno, Pikachu Eevee, e del resto dei vostri Pokémon amici. Parlando proprio di Pikachu Eevee, come detto prima, uno di loro diverrà il vostro Pokémon compagno, con il quale crescerete durante il corso dell'avventura. A differenza degli altri Pokémon, il compagno di avventura preferisce stare fuori dalla Pokéball e viaggiare aggrappato alla spalla o appollaiato sulla testa. I due piccoli Pokémon non sembrano avere intenzione di evolversi, ma non scambiateli per semplici esemplari della loro specie. Questo Pikachu e questo Eevee sono molto speciali. Grazie a loro, infatti, potrete imparare ad usare le tecniche segrete, le quali vi saranno di grande aiuto per superare diversi ostacoli come una strada sbarrata oppure un tratto di mare da attraversare. Il fido compagno, che rimarrà al vostro fianco per tutta l'avventura, può anche imparare alcune mosse esclusive che nessun altro Pokémon può solamente sognarsi di imparare. Se ad esempio riempi di attenzione il tuo Pokémon compagno, potrebbe mandarti un segnale durante la lotta, e scuotendo il Joy-Con sarà possibile fargli usare la sua mossa speciale del compagno. Ed inoltre, il tuo compagno d'avventura può mandarti un segnale anche quando non è lui a lottare. Se risponderete, incoraggerà il Pokémon in campo, aumentando le sue statistiche. Alcune mosse esclusive di Pikachu sono la Pika Saetta e il Surfa Splash, mentre Eevee potrà contare su Eevee Impatto e Bolda Slurp ad esempio. Per rafforzare il legame con il vostro Pokémon compagno, potrete decidere di vestirlo e di personalizzare il suo look cambiando la sua pettinatura. Potrai così fargli indossare dei vestiti coordinati ai tuoi, oppure mescolare vari capi d'abbigliamento e accessori per dargli uno stile tutto unico. Ma ricordatevi che non solo Pikachu e Eevee potranno stare fuori dalla loro Pokéball. Infatti, qualsiasi Pokémon presente nel gioco potrà diventare il vostro personale compagno di viaggio, rendendo quindi l'avventura per la regione di Kanto ancora più divertente. E non dimenticatevi che molti di questi mostriciattoli si possono anche evolvere, ma sapevate che esiste un livello di evoluzione supremo? Si chiama Mega Evoluzione e permette di sprigionare temporaneamente l'energia latente di un Pokémon e ottenere una potenza ancora superiore a quella conferita dalla normale evoluzione. La Mega Evoluzione è un qualcosa che può venire solamente una volta per lotta, a patto che tu abbia la pietra chiave e la Mega Pietra giusta, ovviamente. Nel mondo dei Pokémon esistono specie particolari che si fanno vedere solamente di rado, conosciute come Pokémon leggendari. Potrai incontrarne alcuni, tra i quali Articuno, Zapdos e Moltres, durante le tue avventure nella regione di Kanto. Per catturare questi Pokémon, però, non ti basterà lanciare una Pokéball come accade con quasi tutti gli altri. Dovrai prima sconfiggerli in una lotta, e una volta avuta la meglio su di loro, avrai modo di tentare la cattura. Ma non è tutto: se riuscirai ad aggiungere alla tua squadra uno di questi Pokémon leggendari, scoprirai che sono fenomenali nelle lotte e potrai perfino andartene a spasso per Kanto assieme ad uno di loro. Il cammino verso la Lega Pokémon inizierà però da Biancavilla, il paesino in cui vive anche il tuo amico e rivale, nonché il Professor Oak, un affabile studioso di Pokémon. Prima di partire, proprio il professore ti regalerà un prezioso Pokédex. Lo aiuterete a realizzare il suo sogno di completarlo? Spostandovi poi di città in città, con lo scopo di collezionare le 8 medaglie per accedere all'altopiano blu, incontrerete anche i vari capi palestra che vi si parleranno davanti: Brock, Misty, Eltisurge, Erika, Koga, Sabrina, Blaine e il misterioso capo del Team Rocket, Giovanni. Egli ha l'obiettivo di impossessarsi dei Pokémon altrui e servirsene per i suoi loschi scopi. Dovrete lottare contro il Team Rocket in diverse occasioni per mandare all'aria i loro piani, ma con la giusta grinta e determinazione riuscirete anche a battere proprio Giovanni. Durante l'avventura lotterete contro molte delle loro reclute, ma in particolare avrete a che fare con Jesse, James e Meow, un trio di bricconi che vi metterà spesso i bastoni fra le ruote. Una volta sgominato anche quest'ultimo potere,
potente avversario, avrete senz'altro le carte in regola per confrontarvi con i Super 4 per divenire campioni o campionesse. Lorelei, Bruno, Agatha e Lance sono gli ultimi allenatori di Pokémon che vi separano dalla gloria. Riuscirete a batterli e aggiungere nella sala d'onore? E soprattutto, siete pronti a rincontrare rosso, blu e verde in questi nuovi giochi per Nintendo Switch? E a proposito di sala d'onore, una volta che il vostro nome sarà inciso negli annali della Lega Pokémon, molti allenatori vorranno sicuramente sfidarvi. E continuando a viaggiare per la regione di Kanto, incontrerete dei nuovi avversari di tutto rispetto, noti come esperti. Ognuno di loro è considerato il migliore ad allenare un determinato Pokémon, e ce n'è uno per ogni specie. Alcuni esperti potrebbero inoltre avanzare delle richieste particolari, ma la maggior parte di loro vuole solamente lottare. A patto ovviamente che tu mandi in campo un esemplare della specie di Pokémon che adorano. Per affrontare questi temibili avversari dovrai allenare al meglio i tuoi Pokémon, e dato che ogni lotta sarà un vero e proprio banco di prova per assaggiare la tua forza e quella dei tuoi Pokémon, né tu e né il tuo avversario potrete usare strumenti. E chiaramente, una volta sconfitto, ogni esperto vi lascerà il titolo di migliore allenatore di una determinata specie di Pokémon. Durante la vostra avventura a Kanto vedrete numerosi Pokémon selvatici che si aggirano tra l'erba alta, e per provare a catturarli non dovrete fare altro che avvicinarvi. Una volta toccato il Pokémon selvatico potrete lanciargli le Pokéball, tuttavia il mostriciattolo potrebbe anche cercare di intimidirvi. Muovendo il Joy-Con per lanciare una Pokéball nel momento giusto, oppure in modalità portatile prendendo la mira, muovendo la console e lanciando una ball premendo il pulsante A, potrete fare vostro ogni Pokémon della regione di Kanto. In Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee potrete anche divertirvi in coppia usando un Joy-Con ciascuno, per partire l'avventura in compagnia. Lanciando la Pokéball contemporaneamente aumenterete le probabilità di catturare i Pokémon selvatici, e potrete anche affrontare insieme gli allenatori che incontrerete. Inoltre questo farà anche guadagnare alla tua squadra dei punti esperienza in più. L'allenatore di supporto può darti man forte anche nelle sfide, infatti tu e il tuo amico potete controllare un Pokémon a testa, ottenendo così un vantaggio durante la lotta nel caso pensiate di aver bisogno di aiuto. Connettervi ad altri giocatori sarà utile per sfidarli ad una lotta. Per farlo potrete usare due diverse funzioni di comunicazione: la comunicazione locale, che permette di connettersi con una console Nintendo Switch nelle vicinanze, e la comunicazione via internet, che permette di connettersi anche con giocatori distanti. Usando le funzioni di comunicazione potrei anche fare scambi con gli amici per ottenere Pokémon che non hai ancora visto o completare il Pokédex. C'è inoltre da citare la Pokéball Plus, un dispositivo a forma di Pokéball che in Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee può essere usato per giocare al posto dei Joy-Con. Grazie ad essa potrai lanciare la Pokéball nel gioco con un semplice movimento del polso. Oltre ad avere un sensore di movimento, questo dispositivo si illumina di vari colori, vibra ed emette dei suoni. Con la Pokéball Plus potrai anche portare uno dei tuoi Pokémon preferiti di questi giochi a fare una passeggiata con te nel mondo reale. L'accessorio inoltre può fungere anche da Pokémon Go Plus quando giochi a Pokémon Go. Infatti sarà disponibile la funzione rotazione automatica, che permette al Pokémon nella Pokéball Plus di far girare dischi foto dei Pokéstop e delle palestre per farti ottenere strumenti automaticamente. E ricordatevi che oltre ad essere un fantastico accessorio che permette di giocare in un modo tutto nuovo ai nuovi titoli per Nintendo Switch, la Pokéball Plus contiene anche un regalo molto speciale. Al suo interno infatti troverete il Pokémon misterioso Mew, pronto per essere trasferito nella tua copia di gioco e aggiunto alla tua collezione. Ricordatevi poi che a Fuxiapoli è presente il Go Park, un fantastico complesso dove potrai osservare i tuoi Pokémon che giocano felici, e con un po' di fortuna potrai persino sorprenderli a chiacchierare tra di loro. Grazie alla tecnologia Bluetooth Low Energy, collegare Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee a Pokémon Go è davvero semplicissimo. Una volta effettuato il collegamento non dovrai fare altro che seguire le semplici istruzioni sullo schermo per cominciare subito a trasferire i tuoi Pokémon catturati sull'applicazione di Niantic. Infatti non c'è limite al numero di account di Pokémon Go che possono essere collegati ad un salvataggio di Pokémon Let's Go, e questo significa che potrai trasferire non solo i tuoi Pokémon, ma anche quelli dei tuoi amici e dei tuoi familiari. Ed anche se i Pokémon trasferiti da Pokémon Go non potranno più fare ritorno al loro gioco di origine, il trasferimento verrà premiato con dei bonus che ti aiuteranno a progredire anche in Pokémon Go. Inoltre vi ricordo che sarà possibile trasferire anche le forme Alola catturate.
infine è stata scoperta una nuova specie di Pokémon. Questo mostriciattolo è costituito prevalentemente da metallo liquido che conferisce al suo corpo una forma molto fluida. Il suo nome è Meltan e con le sue braccia e gambe liquide può disgregare il metallo per assimilarlo. Ed è da poco stato scoperto che può evolversi in Melmetal. Quando Meltan si evolve in Melmetal diventa molto più forte, inoltre il suo corpo si indurisce, diventando incredibilmente resistente. Le sue braccia in particolare sono molto flessibili e possono estendersi per sferrare pugni devastanti. Infatti Melmetal può imparare pugni corazzati, una potente mossa fisica di tipo acciaio che colpisce l'avversario due volte con addirittura la possibilità di farlo tentennare. È stato poi accertato che l'evoluzione di Meltan in Melmetal è possibile solamente in Pokémon Go e che sono necessarie 400 caramelle Meltan. Dopo aver fatto evolvere Meltan in Melmetal in Pokémon Go, potrai trasferirlo anche in Pokémon Let's Go Pikachu Pokémon Let's Go Eevee, oppure chiedere a un amico di inviartene uno dal suo account di Pokémon Go. Ed ebbene ragazzi, questo era un mega riassuntone di tutto quello che Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee avranno da offrire a noi allenatori. Ovviamente nel gioco saranno presenti altri contenuti, questa è solamente una visione generale delle cose. Acquisterete Pokémon Let's Go, Pikachu oppure Eevee? Siete pronti a divertirvi con questa avventura ormai alle porte? Come al solito vi chiedo di supportare il nostro canale con un mi piace, ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto e a condividere il video con i vostri amici. Qui da Diego per oggi è tutto, ciao allenatori!